Dunque, ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Scarlet Nexus. Proseguiamo dove ci siamo lasciati. L'episodio scorso, nostra sorella è stata trasformata in maniera forse accidentale, forse no, visto che il bersaglio eravamo noi, però magari è stato fatto apposta, non lo so. Insomma, le solite cose abbastanza misteriose finché non si scopre la verità, ovviamente. Ed è stata portata via da una sezione del dipartimento dove siamo noi. Non saprei. Comunque, è stata portata via. Adesso, dovevamo? Dovevamo? Fatemi vedere un attimo. Ok, avevamo questa. Ah, sì, la missione secondaria di battere Bile Pool. Vabbè, ma non è qua. No. Ah, ecco, qua dovevamo consegnare due gelatine medie. Ne abbiamo una, a quanto pare. Ok, vabbè, dai, proseguiamo. La destinazione è questa. E lui, anzi. やっと見つけたぞ、シデン。怪我はしていないようだな。当たり前だ。それに、僕が迷子みたいな言い方をするな。似たようなものでしょ。貴様。さあ、もう帰りましょ帰るのはいいが、ナオミはどうした。この辺りでナオミらしき反応があったが。ナオミなら。Beh, non è戦死したモわ。ータ何？ー、カサネ。こう報告するしかないでしょ。そだな。おい、本当に戦死したのか。その割にはこの冷血女が冷血すぎるぞ。嘘を言っても仕方ないでしょ。ナオミは死んだのよ。強化招待を預かっていたのは俺だ。俺が未熟であったばかりに、ナオミを死なせた。それは違う。あれは、とにかく、それは違う。いや、違わない。言葉で足りるとは思わないが、申し訳なかった。あら、大変。お姉ちゃんを失って、さぞ悲しいでしょうね。こだま、何の用だ。負傷者の捜索か。何よ、裏切り者のクソ市電。私がそんな地味な仕事するわけないでしょ。そうね。まあ理由なんて何でもいいけど。とりあえず、怪異にやられたってことにしようかしら。うん、それがいいわ。さーて、し。サクッと殺してあげる。こだまメロネ。おしゃべりなんてしてる余裕あるの？Non l'ho presa。それなら、もっとグイグイいっちゃうわよ。Sì, no, cioè, adesso non, no, lui forse non era presente quando è accaduto. Aia. Aia. Sì, perché ci è stato detto di non dire nulla. Ecco. Oh, elettrizzata, molto bene. Aia. No, 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 aspetta che non voglio morire. E non funziona. Cioè le combo funzionano, aspetta. Ecco. Non ho più elettricità, ma fa niente. Il drive è ben lontano da. Ma facciamo così.
No. Quasi stordita, eh. Mucca. No. Petto di stato, confusione. Una certa quantità di attacchi che danneggiano il cervello infligge l'effetto confusione. Perdere il controllo impedisce di usare SS e di agganciare i bersagli. Ah, va bene. Ah, lui è confuso. Aspetta. Non c'è. No. Ah, sì che c'è. Aspetta, dov'è? L'ho visto. LT, LT, LT. Eccolo. Vai, vai. Ah. Facciamo la mossa. Ah, è in drive anche lei. Merdaccia, aspetta. No, no. Che elettricità. Che elettricità. Oh, molto bene. Aspetta, un paio. Ah no, non posso prenderne due di seguito, è vero. Ah, ok. Non consumiamo la gelatina media, che mi serve. Aspetta. Occhio. Non c'è, non ce ne sono più, vero? Di bidoni dell'acqua. Purtroppo no. No. Porca cacca, questa schiva. Un attimo, facciamo così. Elettrizzati. Vai. Oh. Bene. なめてたわ。恩語よるじゃない。どういうつもりだ。何のためにこんなマネをする。ん?まあ、こっちにもいろいろ事情があるのよ。さて、それじゃあ、小玉様本気の第2ラウンド行っちゃおうかしら。そこまでだ。まだ今作戦は終了していない。勝手な行動は慎め、小玉。吹雪様。 小玉、今回の件は僕が処理する。勝手なことはしなくていい。はーい、わかりました。ゲンマ、シデル、それに重ね。腹も立つだろうが、ここは僕の顔を立てて、小玉を許してくれないか。別に構いません。特に腹も立てていませんから。 吹雪連隊長の意を借る目狐が。玄馬、君もいいかな。承知しました。それじゃあ僕らは前線本部に戻る。君たちはいろいろと衝撃も大きかっただろうから、ここで離脱して休息を取るといい。さて、引き上げるか。 とはいえ、周王に直接戻るには体力的にも厳しいな。アジトによるのか。ああ、おそらく強化隊長もそうしているはずだ。
Sì, perché adesso non mi ricordo chi era presente alla trasformazione della sorella, ma chi non era presente. Sanitomo, non deve sapere, ecco. カイのやつ。重ね。ごめんなさい。これは私たち上官の失態だわ。あんなにいい子が犠牲になったなんて。いえ。姉も海抜群の一員として働いた結果ですから。ナオミお姉ちゃんは生きてる。彼の言葉を信じるなら、彼が何を考えているのかわからない。 でも今はあいつにお姉ちゃんを託すしかない。待っていて、お姉ちゃん。私必ずお姉ちゃんに会いに行くわ。 Storia Kazane fase attesa 2. Sì, ma possibile che nessuno, cioè erano così legate, nomi di qua, nomi di là. Adesso ufficialmente lei dice che è morta. E nessuno si chiede, ma che, perché non piange, non è disperata? Cioè, vabbè. Conoscendo il rifugio, puoi fare regali ai tuoi alleati, donando gli oggetti ottenuti tramite la funzione di scambio del negozio. Il legame cresce più rapidamente se scegli un dono apprezzato da chi lo riceve, che lo userà per decorare la sua area del rifugio, rendendola più allegra e festosa. Da Musubi, è stato aggiunto alla mappa del mondo. Sì. Quanti messaggi ci sono? Era presente l'altro, diciamo, la coppia di noi stessi, cioè per quanto riguarda i poteri. Poi non mi ricordo chi altro. Posso guardare messaggi? I messaggi erano qua, la Madonna, quanti? Aspetta, eh no, se vado giù poi. Allora, vediamo lui Musubi. Ho tra le mani uno scoop di niente male, informazioni riservate sul sindacato, un'organizzazione criminale. Ora però c'è un assassino che mi dà la caccia. Ah no, scusa, perché sono andato giù? Allora, ciao, sono l'inimitabile e impareggiabile Musubi. Ebbene sì, il miglior locale della città è proprio mio. Scusa per questo messaggio improvviso, devo chiederti una cosa molto importante. Così ho chiesto a certe mie conoscenze il tuo recapito. Un giornalista freelance, una mia cliente abituale, è scomparsa una settimana fa. Il suo ultimo messaggio mi ha un po' spaventato. Ho tra le mani uno scoop niente male, informazioni riservate sul sindacato, un'organizzazione criminale. Ora però c'è un assassino che mi dà la caccia. Mi ha chiesto di conservare queste informazioni in un posto sicuro, se non avessi avuto notizie di lei per più di una settimana. Mi ha anche detto che si tratta di informazioni pericolose, di non affidarla a nessuno che non sappia come difendersi. Insomma, vuole che vengano consegnate alla FSE. Quindi eccoci qui. Mi spiace dover trascinare un cliente in questa faccenda, ma ti andrebbe di fare un salto e fare due chiacchiere? Puoi trovarmi al Musubi. Perciò fammi un fisco appena puoi. Vabbè. Ok. Poi ti farò vedere com'è da Musubi. Conosci Musubi? No. È un ristorante a conduzione familiare ed è un ritrovo molto frequentato dai membri delle FSE. È un posto particolare. Puoi venirne a conoscenza soltanto tramite il passaparola. Ah, perché uno se passa di lì non lo vede. Non so. Puoi venire. Ok, me ne parlarono i miei superiori tanto tempo fa e così ora volevo passare a te questa informazione, Casane. Più tardi ti invio le coordinate, perché non ci fai un salto quando hai voglia di rilassarti un po'? L'ideale è per allentare la tensione. No, mi scusa se ti disturbo in un momento del genere, di sicuro non è facile leggere questi messaggi, solo che ho appena saputo di Naomi.
Sono qui per parlare. Se hai bisogno, voglio aiutarti, Kasane. Vabbè, rispondiamo. Grazie a Nabi, il pensiero è più che sufficiente per adesso. Vabbè. Perché Kodama ci ha attaccato? Kodama, vecchia volpe, perché ci ha attaccato? Che non ho capito che potere abbia. Quella lì. Il generale maggiore Fubuki sembrava saperne qualcosa. Ha detto di non immischiarsi. Possiamo dedurne che Kodama stesse facendo qualcosa di non pianificato. Non pianificato, eh? Anche solo immaginare cosa le passi per la testa è un'impresa. Figuriamoci se si prende la briga di rispettare i piani. Inoltre pare che spesso agisca sotto il comando diretto del generale maggiore Fubuki. Credo che stia nascondendo qualcosa. Ci nasconda che qualcosa è fuori di dubbio, ma ancora non sappiamo cosa. Grazie. Possiamo parlare? Allora, questa è una missione legame. Adesso aspettiamo un attimo, voglio vederli tutti prima di rispondere. Anche questa è una missione legame. E qua mi sa che avevo già letto. Sì, ok, abbiamo due missioni legame. Va bene, fa vedere qua in giro. C'è il salvataggio. Anche qui. Ok, no, guardo qua in giro. Allora, prima parlo con loro due, questo. Con lui. Non serve a niente, riesco a pensare lucidamente. Sono successe troppe cose impossibili questa volta. Regali. Che c'è? Non sembra avere niente per me. Lui lo sa. Non lo sapevo neanche io. Ok. Vediamo. Durante questa operazione ho subito più danni di quanti le FSS si aspettassero. Sono state molte vittime. È davvero terribile. Vediamo. Oh, non è niente. Lo hai dimenticato? Va bene. Allora, abbiamo la missione con lui. Però prima di fare la missione con lui, facciamo... Esatto, la sua. Lei aveva il potere del fuoco. Come va, Kasane? Volevo andare a prendere un tè da Musubi. Anche. Vuoi venire con me? So che stai passando un brutto momento per quel che è successo a Naomi, ma forse potrebbe farti bene parlarne un po'. Siamo entrambi nelle FSA. Spero di poterti conoscere meglio. Fammi sapere se per te va bene. Va bene. Sì. Evento legame. Ok. Sì, ok, Naomi. Sì, ok, no? Mi diceva sempre che era importante stringere nuovi legami. Aggiungimi da Musubi, parleremo lì. Ok. Facciamo una missione per volta. Eccolo lì il contatto della nostra altra missione. Oh, Kasane, cocci cocci. Hayai wa ne. Mou kiteru to omowanakatta wa. Ah, 私も今来たばっかりだよ。さあさあ、ケーキにパフェ、スイーツじゃんじゃん頼もう。うん、美味しい。やっぱりお茶とスイーツって最高のリラックス法だよね。そうかしら。お茶もケーキもお姉ちゃんが作ったものの方が美味しかったわ。ナオミお料理得意だったもんね。でも味はともかく息抜きにはなったでしょ。息抜き、あ、息抜きにもならなかった、うん、もし何か悩んでることがあるなら相談に乗るよ。悩み？特に思い当たらないけど、それなら戦闘のことでアドバイスをもらえると嬉しいかしら。え、戦闘？まあいいけど、私なんかでいいの？重ね成績トップだったのに。花火も十分優秀でしょ。全体を把握する戦略的な視点は欠けているけど、直接的な戦闘力は秀でている。特に超能力の効果的な使い方とか、戦線を切り開く突破力は私も学ぶべきところがあると思ってる。褒められてるのかな、私。ええ、褒めているわ。花火は客観的に見て危険な状況でも迷わず前に出ていくわよね。あれはなぜなの？ちょっと都合心って言われてる気もするけど、うん、でもそうだね。
理由があるとしたら、仲間を信じてるからかな。戦略とか全体を見られる人は私以外にいるし、もし勢い余ってちょっとヘマしても誰かがカバーしてくれるかな、なんて、うん、これは甘えかな。なるほど、仲間への信頼ね。参考になったわ。戦い方にもいろいろタイプがあるのね。役に立ったのは嬉しいけど、聞きたかったのはそういう話じゃなくて、もっと人間関係の悩みとかない？人間関係？例えばどういうこと？例えばだけど、誰か好きな人がいるとか。ん？好きな人ならいるけど、別に悩んだことはないわ。そうなの？クールだね。ちなみに、その好きな人って誰か聞いてもいい？ええ、お姉ちゃんよ。え？ Non in quel senso。家族への好きじゃなくてね、男の人とか。つまり恋愛の話ということ？最初からぼかさずにそう言えばいいと思う。Era chiaro, eh. どう？誰か心当たりある？さあ、わからないわ。少なくとも自分でそんな風に感じたことがないから。じゃあ今は好きな人いないってこと？そうだと思うわ。誰かを好きになったら普通は自分で気づくわよね。え？自分では気づかないうちに誰かに惹かれてるってこともあると思うよ。そうなの。重ね？私そろそろ戻るわ。ごめんね、なんか気まずくしちゃって。いいえ、別に気まずくはないわ。それに息抜きになったかはわからないけど、楽しめたような気がする。お姉ちゃんと離れてからこんな風に誰かと他愛もない話をしたのは久しぶり。そっか、少しでも気が楽になったんだったら私も誘ってよかったよ。どうしてそんなに私に気を使ってくれるの？え？だって当たり前でしょ、友達なんだから。友達？それ私のこと？うん、私はそのつもりだったけど嫌だった。いいえ、それで構わないわ。少し驚いただけ。今まではただ親切な同僚だと思ってたから。同僚って、せめて同期が良かったな。まあでもこれで晴れて友達同士だね。そういうことになるわね。よろしく花火。うん、よろしく。それじゃあまた友達としてお茶しよう。ええ、分かったわ。また会いましょう。L'abbiamo vista una volta. Va bene. Questo fatto. Com'è? No, vedi che sbaglio sempre. Meglio faccio così, va. No. Ah, questo sì. Fin da quando eravamo cadetto, ho sempre trovato i tuoi vestiti e i tuoi accessori davvero fantastici, Kasane. Li hai scelti tutti da sola? A parte dei fornimenti. Ho scelto tutto mia sorella. A me... Posso leggere? A me non importa dei vestiti, a dire il vero. Non faccio altro che scegliere uno stile che mi piace. Wow, Naomi è incredibile. Ho sentito che ha fatto quel fermacapelli con le sue mani, ma credo anche che tu abbia davvero buon occhio nel selezionare le cose, Kasane. Ah già, ti andrebbe di venire con me a fare shopping la prossima volta? Voglio provare qualcosa di simile al tuo look, Kasane. Beh, forse non sei interessata a queste cose, ma se mai avessi voglia di andarci dovremmo farlo, va bene. Allora, adesso facciamo questa qua. Vorrei parlare con te, ma se hai da fare posso aspettare. Sono da Musubi anche lei. Farebbe piacere se venissi, ma davvero posso aspettare, no? Ok, vengo subito, aspettami lì. Ok, facciamo quest'altra missione, quest'altro dialogo. Oh, Kasane,
連絡した通り来たわよ。話したいことって何？カサネ、大丈夫かなって思ったから。私は特に問題ないけど。本当？だってナオミのことがあったのに。ああ、そういえばつぐみもあの場で見ていたわね。お姉ちゃんが変わってしまうところ。うん、怖かったし、思い出すと悔しくて辛くなるけど、カサネの方がずっと辛いはずだから。それでわざわざ連絡をくれたの？ありがとう。でも本当に大丈夫よ。嘘、絶対大丈夫じゃない。辛くないとは言ってないわ。でも今は自分の気持ちより優先することがあるから。私はお姉ちゃんのためにもやるべきことをする。それだけよ。だから心配はいらない。わかった。つぐみはお姉ちゃんと話したことあったの？別の態だし、あまり接点がなさそうだけど。趣味合うから時々話してた。ガーデニングのこととか。ガーデニング？私花とか育てるのが得意だから。そう話したらナオミも興味があるって。花か。確かにお姉ちゃんが好きそうな話ね。花だけじゃなくてハーブとかも育てたいって、料理に使いたいって話してた。ハーブって自分で育てられるものなの？ちゃんと育て方を知ってれば難しくない。品種にもよるけど、例えばミントは簡単に増えて育てやすい。パセリとかバジルもいいと思う。料理によく使うから。そうなの？乾燥した場所が好きな種類とそうじゃない種類があるから、水やりの量と頻度をそれぞれ。どうしたの？急に黙り込んで。ごめんなさい、私一人で喋りすぎちゃって。喋りすぎって言うほど喋っていないと思うけど。私ナオミにいろいろ教えようと思ってハーブのことたくさん調べてたの。だからつい。そうだったの、ありがとう。ううん、もっともっとナオミに話したいことたくさんあったのに。つぐみ、あなたがお姉ちゃんに教えるつもりだったガーデニングの話、代わりに私が聞いてもいい？もちろん。でもいいの？ええ、何かの役に立つかもしれないし、お姉ちゃんがどんなことを知りたがってたのか聞いてみたいから。わかった。ハーブもそうだけど、植物っていろんな用途があるから、きっと実生活でも役立つと思う。あ、そうだ、ラベンダーっていう花、リラックスする効果があるの。辛い時とか疲れてる時、お茶に入れたりして香りを吸うと、きっと少し楽になると思う。ありがとう。今度探してみるわ。うん、それじゃあ。あら、
discorso. Watashinokoto, Iroiro Kizukatte Krete. Hanashikata mo sekakumo marude chigaukedo. Skoshi. Onechan ni niteru tokoro ga aru no kamoshirenai. Ma secondo me alla fine diventeremo meno glaciali. Qualcosa mi dice, a furia di parlare con la gente. Vediamo qua, possiamo parlare. Ti piacciono alcune piante in particolare, Kasane? Non proprio. Cosa? Oh, capisco. Beh, immagino non siano in molti ad avere una pianta preferita. Tanta gente non conosce nemmeno il nome dei fiori o degli alberi. Nomi sapeva un sacco di cose sulle piante. Allora ho pensato che ciò avrebbe potuto farci avvicinare. Chissà quali fiori piacevano a Nomi. Non gliel'ho mai chiesto. E forse avrei dovuto. Allora, qua i messaggi li ho visti tutti. No. Sbagliato tasto. Ok. Parliamo con... Dove è finito? Dove è finito il tizio? Ah, eccolo. Quindi si spostano. Ok. Anch'io mi sento malissimo. Nomi è una persona con un talento straordinario. Sembrava destinata a un futuro brillante nelle FSE. Non so se ho regali. Ah sì che ce l'ho. Occhiali color tartaruga. Attenzione. Occhiali con montature in plastica con il famoso motivo a guscio di tartaruga. Sono dotati di custodia in pelle. È possibile usarli a fini ludici oppure inserendo delle lenti secondo il loro scopo primario. Le lenti sono intercambiabili. Va bene, sì. Vediamo. Naruhodo. Warukunai. Non ho intenzione di indossare qualcosa che è stato scelto da qualcun altro, anche se devo dire che la forma di questo occhiai non è male. Ascolta, sì, è un regalo, cioè, si lamenta. Vabbè, vento legame. Shiden, scusi, hanashi ga aru nda kedo. Nanda kyū ni, boku mo isogashi nda. Sì, vedo. Sakusen chū no kōdou ni tsuite, ki ni natte iru koto ga aru no. Ha, era sou ni, iitai koto ga aru nara itte miro. Shiden wa sentou chū no tandoku kōdou ga ōi wa. Keisan shita tokoro, tai no heikin yori 3 wari wa ōi. Sono wari ni, sentou ni yūri ni hatarayta keisu wa ōku nakatta. Motto watashitachi to renkei shitara dou kashira? Nani? Kikoe nakatta? Barabara ni tatakatte ite wa, onaji butai toshite no tsuyomi o ikasenai toyu teian nan da kedo. 作戦指示には従っているつもりだ。それともお前たちの面倒を見るのが作戦の一部なのか。面倒を見てくれなんて言ってないけど、それぞれの力を合わせる方が結果として効率がいいんじゃない。私たちはみんな固有の超能力を持っているんだもの。足りない部分を補い合えば、より有効な戦い方ができるわ。 今だって作戦行動は完遂しているだろう。一体何の問題があるって言うんだ。あなた現状に満足しているの？鍛錬を続ければもっと強くなれるのに。お前にそんなことを言われる筋合いはない。僕は僕なりのやり方で戦う。上から目線で指図をするな。だから指図ではなく提案よ。大丈夫？ 聴覚に問題でもあるの？なんだと。まあまあ、二人とも同じ舞台の仲間なんだから喧嘩しないで。私は試練に協力の提案をしていただけよ。どこがだ。協力を頼む態度には見えなかったぞ。はいはい、二人とも落ち着いて。ちょっと私の話を聞いてくれるかしら。 試練の戦闘力や分析力はとても優れているわね。単独でも動ける実力があることはみんな分かっているわ。でもせっかく同じ舞台にいるんですもの。仲間と力を合わせる練習をしてみてもいいんじゃない？いきなり今までのやり方を変えるのも大変でしょうから。
まずはカサネとお友達になってみるのはどうかしら。友達？カサネは率先して舞台のことを考えてくれているのね。うまく連携が取れればチームとしても強くなるわ。でもみんなと分かり合うためには思ったことをそのまま伝えるだけでは足りないことがあるのよ。コミュニケーションの方法はいろいろあるわ。周りの人を参考に伝え方を工夫してみるのはどうかしら。伝え方に工夫？二人ともいい子だもの。きっと仲良くできるわ。頑張りましょうね。僕には慣れ合いなんて必要ない。一人で戦う力があればわざわざ連携なんてしなくても怪異に勝てる。戦闘で足を引っ張らないならそれでもいいわ。僕が足を引っ張ってるっていうのか？ええ、まず一人前線で突出しすぎるわね。熱くなると周りが見えなくなるでしょ。自信過剰で爪が甘いのも気になるわ。勝利を確信すると気を抜いてしまうところがある。それは今後の課題で。自覚はあるのね。ならよかった。欠点は誰もが持っているものよ。完璧な人間になろうとしても限界がある。だったら仲間を頼ることは戦略として必要でしょ。一人の力だけで戦っていたんじゃいつか死ぬわよ。シデン、なんだか怒ってるみたい。また言い方が悪かったのかしら。もしかして怒っているの？気に触ったのなら謝るわ。そうやって人の弱点をつつき回して自分が上だと主張するわけか？そんなつもりはないわ。どちらが上か下かなんて今は関係ないでしょ。余裕ぶりたいならそれでもいいさ。だが僕は決してお前に負けたりしないぞ。欠点だろうが弱点だろうが克服してみせる。自分だけの力でな。もう声をかけるな。完全に怒らせてしまったみたい。伝え方の工夫ができなかったということよね。反省点だわ。こういう時お姉ちゃんならきっとうまく対処できるんだろうな。でも今は自分で何とかするしかないわね。シデンとうまく付き合っていく方法を考えないと。ma troviamogli un altro paio di occhiali magari, non lo so. Vediamo, un altro messaggio. Dammi i tuoi dati da combattimento. Kasane, inviami i dati di battaglia relativi al movimento. Voglio conoscere le abitudini di tutti. No, però vedi che... Però ci ha pensato, eh. Ciò che mi hai detto non mi preoccupa. Voglio soltanto che nessuno si metta sulla mia strada. Non mi pento di aver lavorato così duro per diventare più forte. Fai davvero sul serio più di quanto mi aspettassi. Naturalmente, è l'unico modo per migliorare. Non mi farò superare da nessuno, neanche da te. Ora sbrigati e manda quei dati. Vabbè, calmino, cioè, voglio dire. Oh, qua abbiamo fatto tutto. Adesso. Aspetta, dovevamo andare. Ah, ecco, interno del ristorante. Vediamo. Parlare con lui. Lui, lei. No, lei, una lei, una lei. Ma ci sono altri. Va bene. Parliamo con lei. Ti do il benvenuto. Oh, non hai visto il mio messaggio, vero? No, sì che l'ho visto. Se l'hai fatto, lascia che ti chieda una cosa prima di venire al dunque. Per caso ti è saltata all'occhio qualche parola tra quelle del mio messaggio? Se sì, fammi sapere quale. Devo riguardarli? No. Posso... uno, due... Ah, ok, aspetta. Aspetta. No, dico no, va bene, ok. Mi spiace, ma non è la risposta esatta. Dovresti leggere il mio messaggio. C'è qualcosa di strano in quell'ultima pagina. A vedere. Adesso che me lo dici. Ah, code. Ok, allora metto code, va bene. Code. Ok.
Ok. Come no? Ah, forse maiuscolo. Aspetta. Devo metterlo maiuscolo. Diciamo. Così è pari pari. Va bene? Corretto, Ecco, tieni. Quello ti ho messo alla prova in questo modo. Ah, 1000 soldi. È un lavoro molto importante, perciò volevo chiedere l'aiuto di qualcuno che avesse la giusta forza d'animo. E tu mi sembri proprio la persona adatta. È stata di un favore per Mimi, una mia carissima amica, nonché cliente abituale del Musubi. Mimi è una giornalista che veniva qui tutti i giorni, ma ormai è da più di una settimana che non ho notizie di lei. È una persona determinata, mossa da una grande passione, ma tende sempre a ingigantire le situazioni. Non ho potuto fare a meno di pensare che stesse esagerando quando mi ha detto che un assassino le stava dando la caccia. Ma questo non significa che non possa essere in pericolo per davvero. La mia preoccupazione cresce ogni giorno che passa. Così ho deciso di chiedere a te se potessi farle questo favore. Prima di sparire aveva intenzione di chiedere l'aiuto di qualcuno delle FSE. Ti inoltrerò il suo ultimo messaggio. Vuoi provare a vedere come sta mentre porti a termine la sua richiesta? Non ha famiglia, perciò se è davvero in pericolo, tu sei l'unica persona che possa aiutarla. Ti prego, farlo per la mia amica. In ciascun episodio dello show televisivo di Scarlet Nexus si nasconde un codice utile a completare la richiesta di Mimi. Guarda lo show e trova i codici nascosti tra le scene. Solo così potrai ottenere le password testuali utili ad aprire i file top secret di Mimi. Per farlo dovrai consegnare le password a Musubi all'interno del gioco. Controlla il sito ufficiale di Scarlet Nexus per dettagli orari dello show televisivo. Ma show televisivo in Giappone? Scusa. Non penso di riceverlo, però. Vabbè. Ok, va a vedere. Vediamo. Sono Musubi. Del Musubi, la tua osi di relax del tran tran della vita quotidiana. Alcune istruzioni per te da parte di Mimi. Questi sono dati sensibili, pertanto te li ho divisi in più parti e protetti da password. Avevi bisogno proprio delle password per trasferirli in un posto sicuro e di certo non le scriverò qui. Dopotutto qualcuno potrebbe intercettare questi messaggi. Così ho nascosto degli indizi sulle password all'interno di alcune scene. Sono criptate, ma per l'FSN dovrebbe essere un problema, vero? Raccogli tutti i dati e se li renderai di pubblico dominio non mi dispiacerà affatto. Smaschera il sindacato. Un'ultima cosa però, è importante. Ho bisogno che tu vada a fondo in questa faccenda. Non preoccuparti per me, proteggi quei dati e fai in modo che quella gente paghi. Quindi anche se il sindacato dovesse ostacolarti, non ti arrendere. D'altronde hai accettato questo lavoro, perciò promettimi che trasferire i dati a ogni costo. Il messaggio di Mimi finisce qui. Io so dove si trova il server. Ti andrebbe di dare un'occhiata alla scena? Decifrare il codice e comunicarmi la password? Per prima cosa dovrai trovare la password nascosta nella scena, quindi comincia da lì. Bene, tutto da te. Io ti aspetterò da Musubi. Ma spero sia per nel gioco, però. Vediamo. Ok, no, guardavo un attimo. No, al rifugio. Posso guardare la TV, ma fa vedere, scusa, guarda la TV. Molte stagne sono apparse nella metropolitana abbandonata, ma i guardiani scarlatti sono riusciti a eliminarne la maggior parte. C'è qualche codice, non mi sembra. Tuttavia, il servizio di previsione del Ministero per gli Stagni prevede numeri più consistenti di prima e un maggiore pericolo. Per questo le FSR rimane in allerta. Scusa. Io non vedo codici. Secondo me è una cosa proprio della realtà. Cioè, in Giappone trasmetteranno uno show legato al gioco e tu lo devi seguire e cercare sti codici. Qua la scena è una sola. Beh, almeno così l'ho capita io, non so. Quindi niente, no, dovevamo, esatto,
Sconfiggi. Mentre elettrocinesi è attivo, sconfigge le due Bilepool. Ma se io. Ah, il quartiere. Qual è il quartiere? Distretto Ryuji in città di Suo. Ok, qua facciamo. Ah no, struttura addestramento. E no, ma qui non ci sono nemici. Strada principale. Scusa, eh. Cliente, cavo manutentore. Cioè, sti bile pool. Non lo so, è l'altro. Devo trovare una gelatina media. Beh, intanto fammi vedere se per caso qui, strada principale, c'è qualche missione secondaria. Cosa di secondario? Non lo so. Ah, ecco, vedi, però lui c'è volendo adesso in squadra. Che mi serve? Ah, riserva abbiamo lei. Ok. No, così va bene. Scalo cinesi, petro cinesi vanno bene. Duplicazione, non so. Un po' meno. Fa vedere la mappa. Ci sono dei rombi. Aspetta. Di qua. No. Di qua. Questo è un rombo. No, più avanti. Ah sì, dai, segnato là. Anche quegli estranei che non costruiscono un problema da soli possono essere pericolosi se attaccano in gruppo. Tuttavia, anche in questi casi utilizzare in modo corretto il brain drive è fondamentale per le truppe delle FSE. Dovresti farci l'abitudine più in fretta che puoi. Tra l'altro, proprio i bersagli perfetti per fare patria. Che ne dici di provare a eliminarli? Sì. Sì, impaziente di cominciare. Occupatene appena puoi. Addestramento del brain drive. Vuoi rendere attiva sta missione? Facciamo sì. Vediamo. Al rifugio è la missione principale. Vedi, distretto Ryuji. Reini Dammi. Durante il brain dive devo sconfiggerne 5. Ok. Ok, allora raccogliamo ste, diciamo, missioni. Anche se queste sono più che missioni, attività. Qua ce n'è un'altra, ma non posso attraversare. Devo andare per vie legali. Ok. Qua c'è un'altra. Aspetta. Ah, va, che abbiamo trovato la gelatina media. Ok. Tu sei la figlia più piccola dei Randa. Ho sentito che hai avuto successo nelle missioni fino ad ora, ma viviamo in tempi molto pericolosi. Voglio accertarmi che tu riesci a controllare le tue emozioni. Testa sorpresa. Devi sconfiggere gli stai indicati, ma dovrai farlo nel modo che ti dirò. Va bene. Certamente, dovrai eliminare gli estranei indipendenti dalle condizioni, e questo è il compito delle FSE. Ok. No. Poi la guardo io. Quindi questa l'abbiamo presa. E manca quella là, che noi possiamo fare, volendo, anche così. Giusto per far prima. Che è piuttosto comodo. Qui non c'è nessuno che ha missioni. Qua esco. Eccolo là. Nell'ultimo attacco degli estranei, alcuni mostri sono arrivati vicino a casa mia. Ho dovuto lasciarla in fretta. Per questo non ce l'ho fatta a rispettare le mie scadenze sul lavoro. Avevo quasi finito. La ramanzina è ricevuta dal mio capo tutto quello stress solo colpa di quegli estranei. Puoi vendicarti per conto mio. Voglio che li ammazzi di botte. Va bene. Grazie, lo apprezzo. Vorrei che gli altri scegliessero qualcun altro da attaccare. Va bene. Allora, vediamo adesso. Altro non mi sembra ci sia.
Quindi abbiamo questo. Con annientamento neurale. Sconfiggi due White Sabbath. Ok. Ma forse il distretto Ryujin è dove abbiamo preso la missione. Esatto, non dove c'è il nemico. Mentre il SAS duplicazione attivo sconfigge te la top and do. Dove fare così, tipo. Allora, se io vado... Ah, questa è... La completiamo. Ok. Boh, questa a posto. Se io cerco by pull, forse l'avevo già fatto. Wishlist, addirittura. Esatto, eccolo qua. Mi dice, distretto Mizuawa, cantiere edile. Possiamo farlo. Attiviamo, abbiamo detto... Questa attiva missione, ok. Cantiere edile. Detto cinese ce l'abbiamo perché c'è lui. Quindi, cantiere edile. Sì, queste io non le chiamerei missioni, sono più attività, ecco. Comunque, lo dobbiamo battere mentre elettrocinesi è attivo. Ok. Vediamo, non sono loro. È lui, mi sa. È lui. Allora, vediamo. Ok, uno è andato. Me l'ha dato qualche elettrizzato. Ok. A posto. Quindi questa è completata. Manganello speciale R2, sì. E mi ha dato la ricompensa. Comodo completare però le missioni così. E glielo equipaggiamo subito. Ok. Adesso abbiamo Wither Sub. Annientamento neurale non ce l'ho presente. Cosa sia? Se no, aspetta un attimo, lasciamolo per ultimo. Qua devo avere duplicazione attivo. Plateau Pendu. Plateau Pendu. Non ho ancora sconfitto. Ah no, eccolo. Ah, è un coso volante. Ah, cantiere edile. Forse ce n'era uno qua che volava. Mi siamo già nel posto giusto. Eccolo lì. Ma sarà quello? Aspetta che attivo la missione però. Attiva. Mi sa di sì. Eh sì, è quello. Quando duplicazione è attivo. Aspetta. No. Ok, uno. Vediamo se c'è un altro. Eccolo. No, no, voglio lui. Eccolo qua. Questo prima che... Ah no, si sta ricaricando. Aspetta. Va bene, sì. Aspettiamo che si ricarichi. Tanto stordiamolo un attimo. Lo teniamo buono. Ok. No, beccati questo. Aspetta. Ok. Ok.
Non me l'ha dato. Aspetta, quanti ne devo... Ah, tre ne devo ammazzare, pensavo due. Ok, ora cerchiamo il prossimo, ne manca uno. Guardali lì dietro. Per andare lì, ma no. Aspetta. Di qua. Ah sì. Ok. Arrivo, Eccoli. Ok. A posto. Ok. Adesso facciamo anche questa. Set di snack. Va bene. E qua dobbiamo vedere il brain drive attivo. I reni dammi. Eccolo. Ah, sono questi qua. A linea 9 abbandonata. Ok. Siamo a metà. Aspetta, mi devo allontanare, immagino. Lui si è bloccato. No, perché ci sono dei nemici probabilmente. Aspetta. Ok. Aspetta, Scammy Pendu però era quello dell'altra missione, non sbaglio. No, era White Sabbath. Ok. Ok, andiamo alla metropolitana. Data uscita, non so. Dentro la metropolitana. Adesso devo sconfiggere i nemici. Aspetta che attivo la missione. Questa. Aspetta. Non mirarlo. Ok. Ah, si è scaricato. Ah, perché viaggiando rapidamente si scarica il brain drive. Quindi devo sconfiggere i nemici. Ah, eccoli qua. Sono salito di livello. Ok. Ok, si sta caricando. Più di metà. Ok. Ok. Sensei di livello. 3 punti. Posso prendere questo. Qui i nemici con l'annientamento neurale. Mentre il sasso attivo ripristina leggermente la barra del sasso in uso. Ma l'annientamento neurale io non ce l'ho presente. Non ce l'ho presente. Non mi ricordo più. Vabbè, devo vedere il tutorial. Ok. Gli attacchi caricano maggiormente la barra PSI. Ciò non vale per il vento verticale. Sconfigge i nemici con l'intervento neurale. Mentre il brain drive è attivo, ripristina leggermente la barra del brain drive. Magari prendo questo. Con gli effetti di stato. No, prendo questo. Ok. Allora, per il momento cerchiamo di attivare
訓練課程を首席で卒業したそうだ。当時すごい新兵がいると噂になった。だが配属されたのは児玉正太だ。変な苦労ばかりさせられて僕の良さを全く活かせなかった。こんなところに。いや、あの隊でやってこられたんだ。それだけで評価に値する。Oh, questi parlano, parlano tantissimo. Però... E non ho letto tutto. No, adesso... Continuiamo a sconfiggerne qualcuno che si deve caricare il brain drive. Attenzione. Ok, quasi pieno. Allora, abbiamo... Vai che siamo in brain drive. Vediamo. Ok, vai. Miamole. Qualcun altro? Aspetta, aspetta. Me li ha contati, ve lo controlliamo. Devo controllare per sicurezza. Ne manca uno. Manca uno. Eccolo, eccolo. Ok. Fatto. Perfetto. C'è nessuno? Posto? Ok, così missione completata. No, aspetta. Rapporto completato, ok. Perfetto. Praticamente Wither Sabbath. Non so se la pronuncia è corretta. Dove? Ah, qua. Ah, questo qua va ucciso. Area commerciale livello medio. O cantiere edile, vediamo. Area commerciale livello medio. Proviamo a iniziare da qui. Praticamente va stordito e poi lo devi sconfiggere stordendolo. Cioè, una volta stordito va sconfitto. Ecco su. Ok. Vediamo, lo cerchiamo. Questi non sono loro, non è lui. Per stordirlo. Sì, o lo colpisci così. Ho letto, o fai la combo. Ma comunque qua non c'è. Aspetta, aspetta, vediamo di andare magari direttamente da lui. Lì non c'è, però magari. Okay. Vediamo se è qua imboscato o no. Aspetta. Ah, nel mentre sono salito anche di livello. Mi pare. Sì, ho due punti, ma due punti non ci faccio niente, quindi aspettiamo. Vediamo. Se riesco a trovarlo. Non è lui. Ma non era comune, eh. Madonna. Madonna. No, l'ho attivato ma non volevo attivarlo. Vabbè.
questo. No, mi ha elettrizzato. Cavacca. Aia. Ok. Oh, vieni qua. Ok, manchi solo tu. Non so se poi ne sbucano qualcun altro, ma... Sì? Eccolo. Allora, lui va stordito prevalentemente. Vediamo se... Esatto. Non deve morire. Aspetta. No. L'ho sconfitto normalmente, purtroppo. Fa vedere. Non me l'ha contato. No, infatti. Aspetta. Ci devo riuscire. Vediamo. È stordito? Sì. Ok. Soppresso. Va a vedere. Perfetto. Sì, ve ne ho risparmiato uno. Che sono andato a battere al cantiere, ce l'ho fatta, e questo che okay, ho riprovato a farlo. Praticamente i nemici comunque appaiono tutti nel medesimo posto, sempre uguale, quindi una volta che hai capito dove appare lo trovi lì. Va bene, rapporto completato, sì, gelatina media, ok, perfetto. Diciamo che i compiti secondari li abbiamo fatti tutti. Altro da fare che io sappia non c'è. Magari torno un attimo alla strada principale. Il resto, il resto è tutto all'interno del ristorante. No, solo qua è un'area tranquilla, gli altri sono aree di combattimento. Ma mi sa che ho fatto tutto. Esatto. Io direi allora tornare al rifugio. Salvo, torno al rifugio salvo. E andiamo avanti.